Sepino è un comune della provincia di Campobasso. Nel suo nome è racchiusa la storia millenaria di una valle ancora incontaminata, la valle del fiume Tammaro, ricca di sorgenti salutari e di boschi secolari. Nata sul tratturo come posto di sosta e di riposo per le gregge e i pastori emigranti lungo il percorso delle vie della lana, con le guerre sannitiche gli abitanti si spostarono sulla montagna, oggi denominata Terra Vecchia, dove costruirono una città definita da Livio, fortissima, attica e potentissima. Durante il periodo sannitico saranno proprio le sue possenti mura, in occasione della terza guerra sannitica, a dover far fronte agli assalti delle truppe romane guidate dal console Papirio, cursore nel 293 a.C. Su di essi i sanniti combatterono contro i romani una durissima battaglia che costò loro, secondo gli storici romani, 7.400 morti e 3.000 prigionieri. Quando con Augusto il mondo romano trovò finalmente un momento di pace, gli abitanti si spostarono in pianura, dove era già un piccolo ma prospero centro commerciale sannitico. Qui nacque una fiorente cittadina romana, Saepinum. La città acquistò ben presto importanza nel mondo romano grazie alla laboriosità dei suoi abitanti e delle ricche famiglie che vi risiedevano. Tra queste era quella di Nerazzi, a cui appartiene anche Nerazio Prisco, insigne giureconsulto prescelto dall'imperatore Traiano quale suo successore. Dopo tanto splendore, la città, dopo il IV secolo a.C., incominciò ad entrare in crisi. La guerra greco-cotica, delle cui conseguenze Saepinum fu certamente investita, determinò un aggravarsi delle condizioni dell'abitato, tanto che crollarono gli edifici più significativi. A dare una certa ripresa alla città fu la concessione della piana da parte dei duchi longobardi di Benevento ad una colonia di bulgari nel 667. Questo periodo di ripresa perdurò fino al IX secolo, quando incursioni saracene spinsero le popolazioni ad abbandonare la pianura per le più difendibili zone montane. È in questo periodo che nasce il Castellum Sepini, l'attuale Sepino, che nel tempo ne conserverà il nome fino ai nostri giorni, quale legittima erede dell'antica città romana. La città era già impiantata e organizzata nel II secolo a.C., come attestano diverse strutture individuate attorno al foro e lungo il lato meridionale della cinta muraria. Alla prima età imperiale si può far risalire la costruzione e il rifacimento dei maggiori e più importanti edifici, quali il foro, la basilica, le terme, forse il teatro e soprattutto la cinta muraria. Essa racchiude una superficie di circa 12 ettari corrispondente all'estensione della città, che ha pianta quadrangolare. Lungo il circuito murario, realizzato in opera reticolata, si aprono le quattro porte monumentali, mentre una serie di torri a pianta circolare sono dislocate lungo l'intero perimetro. Il teatro, situato nel settore settentrionale, è l'edificio più monumentale. Di esso si conservano l'orchestra e i primi due ordini di gradinate della cavea destinate al pubblico. A questi settori si accede attraverso i due ingressi monumentali, detti tetrapili. La parte superiore di essa è stata parzialmente inglobata in costruzioni rurali sorte sul suo emiciclo dal XVIII in poi, conservando nell'andamento semicircolare, e attualmente accolgono la sezione museale dedicata alla città e al territorio. All'incrocio del Cardo con il Decumano si apre il foro, cioè la piazza, lo spazio destinato agli scambi e mercati inizialmente, centro politico e amministrativo successivamente. Essa ha la forma trapezoidale e lastricata con basole di pietra, una iscrizione al centro della pavimentazione reca il nome dei magistrati, finanziatori e curatori dell'opera. Su di essa si aprono i principali edifici pubblici, la curia, i comizi, aule adibite all'espletamento delle attività ufficiali del municipio, ambienti, forse sede del culto dell'imperatore e altri probabilmente riferibili a un complesso termale. Di fronte al lato corto del foro, al di là del Cardo, si apre la basilica a pianta rettangolare, suddivisa interamente da un peristilio di 20 colonne sormontate da capitelli di stile ionico. Nelle immediate adiacenze della basilica troviamo un altro edificio interessante tra quella che viene considerata l'edilizia pubblica minore, il Macellum, il mercato destinato alla vendita dei generi alimentari. La pianta è trapezoidale, al centro si apre un atrio di forma esagonale in cui è stata posta una macina di frantoio che funge da vasca, su di esso si aprono botteghe di dimensioni ridotte ugualmente a pianta trapezoidale. Thank you.
A quota 953 metri sorge la cinta muraria di Terravecchia, a nord-ovest della Sepino attuale e a sud-ovest di Altiglia, su un'altura lambita dai torrenti Magnaluno e Saraceno. La posizione risponde alle particolari esigenze di difesa dei Sanniti. Si sviluppa per circa 1500 metri e la sua caratteristica è la doppia cortina muraria, una esterna più bassa e una distante 3 metri più alta. La cinta muraria è stata realizzata mediante grossi massi aggregati senza l'ausilio di leganti e con incastri che indicano una notevole abilità costruttiva. L'andamento delle mura è irregolare e perfettamente integrato con scarpate naturali a rafforzare l'opera di difesa. Le mura risalgono al IV secolo a.C. Lungo il percorso si incontrano tre porte, la porta del Matese ad est, la porta dell'Acropoli da cui si usciva per l'approvvigionamento idrico, la porta del Tratturo, la più importante del momento, che apriva la strada all'insediamento di Valle. Il sito in epoca medievale fu occupato nella parte più alta, come dimostrano ritrovamenti di materiali in ceramica smaltata e monete del XIII secolo. Il santuario italico di San Pietro di Cantoni è sito in località Cantoni di Sepino, che occupa una posizione rilevata a quota 665 metri e dominante, aperta sull'ampia vallata del fiume Tammaro. L'area sacra, recintata da murature megalitiche, disegna un triangolo irregolare i cui lati si allungano sul terreno per qualche centinaio di metri. Lo spazio interno, come di consueto, è diviso in due parti, pronaos, l'atrio del tempio, e naos, cella interna, delle quali il primo è di dimensioni doppie rispetto al secondo. Il naos era delimitato da colonne sormontate da capitelli dorici, la cui altezza è stimata intorno a 4 metri. Il tempio ricalca una struttura più antica, della quale rimane il solo perimetro. Come gli altri santuari, assolveva numerose funzioni: luogo di culto, di mercato, di assemblee, banca per la custodia di capitali comunitari, teatro per rappresentazioni in onore della divinità, luogo di sosta per viandanti e pellegrini. Le prime tracce di frequentazione attiva del luogo risalgono al IV secolo a.C., come riferiscono i numerosi reperti risalenti a questa epoca. Tra il II e il I secolo a.C., al progressivo sviluppo della città romana di Sepinum, si contrappone il lento e graduale declino della frequentazione del tempio, da mettere in relazione anche alle migliorate condizioni economiche e di sicurezza della popolazione in questo periodo. Località di Campitello di Sepino, molto rinomato per gite di breve durata o qualche settimana di campeggio. La montagna di Sepino è stupenda, verde e incontaminata, offre suggestivi paesaggi e fresche distese dove i campeggiatori si affollano durante il periodo estivo. Nella montagna stessa vi sono numerosissime sorgenti che portano sollievo sia a coloro che si recano in quei luoghi per lavoro, sia a quelli che vi trascorrono un periodo di vacanza. I posti più caratteristici sono il Pianoro di Campitello, Pietrasanta, il Muschiaturo e il Passo di Santa Crocella. Da questo pianoro è possibile raggiungere le cime dei monti circostanti, Tre Confini, Mutria, Muschiaturo, le zone nelle quali i briganti abitavano il Passo Santa Crocella, dove era presente l'omonimo monastero benedettino in età medievale, spettacolari punti panoramici, la fontana di Rimavota e tutto ciò che gli incontaminati monti del Matese offrono.